Più sicurezza. È quello che chiedono i residenti del quartiere Acer in fondo al Faxal tra Viale Patrioti e l'inizio dello stradone Farnese. Non è la prima volta, solo l'ultima in ordine di tempo, ma il motivo è sempre lo stesso: il degrado che soprattutto nelle ore notturne prende possesso delle aree comuni, box compresi, con gruppette di giovanissimi che imperversano con delinquenza, inciviltà, spaccio e prepotenza. È il problema in questa zona che è poca sicurezza. Vabbè. Cosa vuol dire poca sicurezza? Poca sicurezza è che ci sono in giro parecchie facce. Allora, non li ho visti personalmente vendere, spacciare, però li vede, fisicamente li vede purtroppo. E poco rispetto. Questa zona qua è un casino. Problemi di che tipo? La delinquenza, addirittura in garage vengono a fare i bisogni in garage, Quindi avete paura? Abbastanza, cioè, la sicurezza non c'è, di sicurezza. Se vieni dopo le 10 c'è del tutto. Cioè. L'incubo di uscire di sera, per i residenti, non è mai svanito e in questi ultimi giorni si è ripresentato dopo alcuni episodi di aggressione e violenza accaduti nel circondario. Il giovane picchiato e rapinato nonostante fosse in preda a una crisi epilettica, il minorenne depredato di cellulare cappellino da una baby gang, il sedicenne rapinato di 20 euro. Io la sera sto in casa, non dico poi, quando esco non vedo niente di bello, non vedo, nel senso che c'è anche in fondo di qua, c'è gente che si fanno le canne in garage, fuori, che spacciano, c'è del tutto qua. Ma sono anni che così, non è da adesso, è da una vita che così è. Negli ultimi anni è peggiorato. Episodi non nuovi in un quartiere dove una volta si viveva bene, sostiene chi ci abita da decenni. Ma ora la gente ha paura, chiede più sicurezza, da anni. Al comune che cosa chiedete? Più sicurezza. Se ci fosse un po' più di controllo, immagino che si potrebbe stare meglio, con un po' più di controllo, chiaramente. La sera, la notte, anche durante il giorno, però vabbè, principalmente sera e notte. E intanto c'è chi, forse per paura di ritorsioni, non si è lasciato intervistare.